Risolveremo adesso delle espressioni contenenti radicali anche al denominatore. Vedremo che passaggi ricorderanno gli stessi passaggi che si facevano nelle espressioni algebriche contenenti monomi e polinomi. Prima di iniziare bisogna sempre guardare come è fatta l'espressione. Vediamo che nella prima frazione compaiono due radicali al denominatore e quindi dovremo razionalizzare. Esattamente come faremo anche nella seconda frazione. Invece, nel terzo addendo, notiamo che 8, essendo una potenza di 2, potrà essere ridotta ai minimi termini. Inizio razionalizzando. La razionalizzazione si esegue moltiplicando la frazione per una frazione unitaria. Quando c'è la somma tra radice 2 più 1, si moltiplica sempre per la differenza, proprio perché vogliamo applicare il prodotto notevole che abbiamo studiato già nel passato. Nello stesso modo, perciò, passeremo a razionalizzare anche la seconda frazione. Vediamo che abbiamo moltiplicato per quella frazione unitaria, cioè uguale sopra al numeratore come al denominatore, che utilizza, anziché la differenza, utilizza la somma tra i singoli addendi. Il terzo addendo, quindi ricordiamo, che intanto viene trasformato nel radicando, cioè siete voi che dovete riconoscere che alcuni numeri corrispondono a delle potenze particolari. In questo caso 8 corrispondeva a 2 alla terza. Al denominatore applichiamo il prodotto notevole, che dice di elevare al quadrato il primo termine, cioè ottenere 2, meno il quadrato del secondo termine. Al numeratore invece ricopiamo. Nel secondo termine abbiamo lo stesso da fare una moltiplicazione, è sempre un prodotto notevole, perciò anche in questo caso faremo il quadrato del primo termine meno il quadrato del secondo termine. Al numeratore lasciamo indicato, conviene sempre come prima battuta lasciare moltiplicato, indicato il prodotto. Nel terzo addendo invece applichiamo la proprietà invariantiva. Dividiamo tutto per 3 e quindi, semplificando, otteniamo la radice ridotta, radice quadrata di 2. A questo punto, dalla sottrazione, otteniamo che il primo denominatore è 1, perciò non lo scriviamo. Il secondo denominatore, che vale 7, viene semplificato col 7 che troviamo sopra. Perciò ci rimane radice di 8 più 1 più radice di 2. A questo punto, vediamo che la radice di 8 diventa 2 radice di 2 perché abbiamo portato fuori il fattore e ricopiamo. A questo punto basta soltanto fare l'addizione. Perciò 4 radice di 2 è il risultato finale. Quindi possiamo dire che l'espressione data all'inizio e la conclusione 4 radice di 2 sono equivalenti, hanno lo stesso valore, semplicemente che il risultato è in forma ridotta. Ecco l'espressione che dobbiamo cercare di ridurre. Questa espressione contiene dei radicali. I radicali si trovano sia al numeratore, ma soprattutto vediamo che si trovano al denominatore. Perciò sicuramente dovremo razionalizzare questi denominatori, ma non solo. Nella seconda frazione consiglio di immaginare di avere una parentesi tonda. Perché? Perché questo segno negativo precede tutta la frazione. Ma sappiamo che spesso per la distrazione che abbiamo nel fare i passaggi, questo meno lo potremo trattare in modo errato. L'ultima osservazione da fare è che questa è una moltiplicazione e quindi va eseguita facendo il prodotto tra tutti i termini. Perciò ricordate, essendo nella prima parentesi presenti 3 termini, come anche sono presenti nella seconda parentesi 3 termini, il risultato darà 9 prodotti da eseguire. La prima razionalizzazione si esegue moltiplicando la nostra frazione per una frazione unitaria, cioè che abbia numeratore uguale al denominatore. Facciamo notare che se nella prima frazione il denominatore aveva un segno positivo, allora nella seconda frazione dovremo mettere il contrario, un segno negativo. Nello stesso modo abbiamo eseguito la razionalizzazione della seconda frazione. Ecco indicata la frazione unitaria che usiamo per
moltiplicare il termine che abbiamo già. Adesso andiamo ad eseguire tutti i 9 prodotti. E siccome davanti al prodotto troviamo un segno positivo, allora non serve mettere la parentesi. E quindi possiamo procedere direttamente con il prodotto. Radice di 5 per radice di 5 fa 5. La radice di 5 per meno radice di 6 fa segno negativo meno radice di 30. E la radice di 5 la moltiplichiamo per 1, otteniamo più radice di 5. Ora procediamo a moltiplicare il secondo termine per la radice di 5, radice di 30, meno 6 più radice di 6. Ora moltiplichiamo l'1 per tutti i 3 termini, quindi otteniamo più radice di 5, meno radice di 6, più 1. Cominciamo con un nuovo passaggio. Dobbiamo moltiplicare queste due frazioni, perciò intanto scrivo la frazione, al denominatore avremo il quadrato, cioè 5, meno l'altro quadrato, cioè 2. Eseguiamo adesso al numeratore di nuovo i prodotti. Radice di 50 meno radice di 20, adesso moltiplico il meno 2, ottengo 2 radice di 5 più 2 radice di 2. Continuiamo con la seconda frazione. Nella seconda frazione abbiamo il prodotto sempre dei due denominatori, perciò otteniamo 10 il quadrato meno 4 che è il quadrato. Ancora al numeratore faremo tutti i 4 le moltiplicazioni. Apro la parentesi solo per sicurezza. Ottengo radice di 50 più 2 radice di 5. Ora vado a risolvere il prodotto di questo termine radice di 2. Dopo aver concluso questo, vado a vedere sotto se posso già semplificare qualcosa. Sì, vedo che meno radice di 30 e più radice di 30 vanno via. Vedo che meno radice di 6 e più radice di 6 vanno via. E vedo anche che 5 più 1 meno 6 vanno via. Perciò rimangono soltanto questi due termini. Radice di 5 più radice di 5 fa 2 radice di 5, perché sono simili. Ora in contemporanea faremo due cose. Al denominatore scriveremo il risultato 3 in questa prima frazione e 6 nella seconda frazione. Ma anche guardando le radici, i radicali che sono sopra, vediamo che sicuramente possiamo portare fuori dalle nostre radicali sicuramente qualche fattore. La radice di 50 è uguale a 5 radice di 2, infatti possiamo immaginare il 50 scomposto in 25 per 2, perciò estraendo la radice quadrata da 25 otteniamo proprio 5 radice di 2. In questo modo li faremo tutti. Anche il 20 diventa 2 radice di 5, invece gli altri due termini sono già pronti per essere ricopiati. La stessa cosa faremo nella seconda frazione. Dopo aver trascritto i fattori portati fuori, ora possiamo fare il minimo comune multiplo e togliere contemporaneamente le parentesi tonde. Ora cerchiamo di fare le somme al numeratore per avere delle frazioni sempre più ridotte. Prestando attenzione per le radici che sono simili, sommiamo i coefficienti che sono davanti e quindi anche con la radice di 5, sommando i coefficienti davanti, otteniamo meno 4 per radice di 5. Dopo aver fatto i calcoli, l'unica cosa che vale la pena di far notare è l'importanza della parentesi davanti al segno negativo. Infatti, facendo il minimo comune multiplo, nella prima frazione moltiplichiamo tutto per 2, quindi otteniamo 14 radice di 2 meno 8 radice di 5. Nella seconda frazione non moltiplichiamo per niente perché 6 diviso 6 fa 1, ma il meno davanti alla parentesi modifica tutti i segni. Quindi cambierò il segno del primo termine dentro la parentesi, ma anche cambierò il segno del secondo termine sempre dentro parentesi. L'ultimo termine basta moltiplicarlo per 6 e quindi abbiamo concluso anche questo passaggio. Come si faceva con i polinomi, conviene sempre sottolineare con un segno particolare i radicali che sono simili. Quindi 14 meno 7 otteniamo 7 radice di 2 e invece i coefficienti corrispondenti alla radice di 5 fanno vedere che meno 8
meno 4 fa meno 12, che va via col più 12. Perciò il risultato di tutta la nostra espressione è 7 radice di 2, tutto fratto 6. L'espressione termina qua. Provate ora a rifarla da soli per capire se avete imparato tutto. Buon lavoro!